ed Elvio era mi dava fiducia perché era matto ed era aperto a tutto, non aveva grilli per la testa, se ne fregava di tutto, non aveva idee preconcette su niente, no? E poi insieme si lavorava, lui suonava, io mettevo i dischi al veleno, poi andavamo all'Istera, poi andavamo all'Estesa, c'era un gran casino. Un aneddoto: io non sapevo che cambiando il pitch del disco si cambiava la tonalità, no? E quindi lui mi guardava e mi faceva "Qual caso?" in perché doveva starmi dietro ed era un casino, no? E quindi lì imparai che la musica è fatta di tonalità, di note musicali, per esempio, no? Una notte finimmo in un ristorante, in un bar da qualche parte, e si disse "Perché non facciamo un disco?" C'era Marco Trani, c'era Elvio. E così entrammo in studio senza sapere niente, io non sapevo niente. Entrammo in studio, Elvio fece un provino di una base, di una cosa che fece a casa con un sequencer, e divenne una canzone. Poi ho scrissi un testo prendendo un po' di pezzi dal rap americano, così rubacchiando quella, e scrissi questo pezzo, si chiama Walking in inglese. Lo registrammo nello studio di Claudio Simonetti. Mi ricordo ancora il pomeriggio che venne Lorenzo da me a dirmi "Guarda, sai che adesso facciamo un disco, mi vogliono cambiare il nome, mi vogliono chiamare Giovanotti." E io gli dissi "Giovanotti, ma che razza di nome è Giovanotti?" Poi al plurale, no? Invece è stato azzeccato come nome. Lorenzo, di quello che mi posso ricordare, tantissime cose, ma aveva una cosa particolare: mangiava sempre scatolette di mais, anche durante una registrazione e l'altra. Andava matto per il mais, mangiava molto poco ed era, come dire, non so come dirti, è sempre stato un personaggio, poi è diventato quello che è diventato grazie a se stesso. Però all'inizio è stato Romano, quello proprio verace, e questo non lo dimenticherò mai. Facciamo questo disco, poi la Full Time, che all'epoca era una delle 3-4 etichette romane che guidavano la dance, no? C'era Milano, e poi a Roma c'era Best Record di Casalini, c'era la Full Time di Claudio Donato, poi c'erano i fratelli Micioni, e queste erano le etichette più o meno, no? Poi c'era Fan, com'è che, di chi era il progetto? Era Alvaro Golini, che si chiamava l'etichetta, si chiamava Energy, iEnergy, X-Energy, perché l'iEnergy era il genere musicale che ha precursore l'house, no? Lorenzo Cherubini, DJ. Ciao. Star. Sì, star, brodo star. Lorenzo Cherubini è disc jockey del Veleno di Roma, del Lanternone di Palinuro quest'estate, e come Giovanotti, anche Giovanotti, non solo Lorenzo Cherubini, sempre la stessa che persona, ho fatto un disco. Aspetta, perché come Giovanotti io ho fatto questo disco, non mi chiamo Lorenzo Cherubini, mi chiamo Giovanotti. È uscito in tutti, guardatelo, i negozi. Guardatelo qua quanto è carino. E anche in classifica. Non sembra vero. Ecco. C'ho il cappello qui, vedi? Mi dicono che assomiglio a Massimo Ciavarro. Chi l'ha detto che gli taglio la testa?